tutti ragazzi e bentornati sul nostro canale Il Mondo di Arona Giannina e oggi andiamo a vedere insieme come si prepara il delizioso rombo al forno. Ragazzi, questa carne è veramente deliziosa, pregiatissima, infatti è ad alta digeribilità con qualsiasi cottura, è molto ricca di sali minerali come per esempio magnesio, fosforo e calcio e ha pochissimi grassi. È veramente delizioso abbinato a questi ingredienti. La ricetta che vediamo oggi insieme è facilissima e velocissima. Andiamo a vedere insieme come si prepara questa meraviglia. Per questa deliziosa ricetta ci serviranno un rombo bello grande, infatti il nostro pesa 1,3 kg, due patate anch'esse belle grandi, infatti in totale devono pesare esattamente 350 grammi. Le patate le abbiamo prese, le abbiamo sbollentate per 5 minuti in acqua bollente con un pizzico di sale. Poi le abbiamo tolte, abbiamo tolto anche la buccia e le abbiamo tagliate a fettine, in modo che rombo e patate siano cotti perfettamente nello stesso momento. Poi mezzo bicchiere abbondante di vino bianco, rosmarino, aglio e prezzemolo, 3 cucchiai di olive taggiasche, 250 g di pomodorini datterini, 2 cucchiai di capperi, pepe quanto basta, olio quanto basta e sale quanto basta. Per prima cosa andiamo ad incidere il nostro delizioso rombo con un coltello, sia da una parte che dall'altra. Poi prendiamo una bella leccarda da forno capiente, la cospargiamo con dell'olio sulla carta da forno ovviamente, in modo che il rombo non si attacchi. Ci mettiamo anche del pepe e del sale. Poi procediamo con qualche oliva, un po' dappertutto, e dei capperi. Poi prendiamo i pomodori e ce li mettiamo sempre sotto, quella ovviamente. Prendiamo il nostro grandissimo rombo, ce lo appoggiamo molto delicatamente sopra e procediamo con l'aggiunta di un pochino d'olio. Lo cospargiamo per bene in ogni dove. Poi prendiamo dell'aglio e ce lo mettiamo qua e là sopra il rombo. Uno glielo dobbiamo mettere dentro la pancia assieme a un pezzo intero di rosmarino e uno di prezzemolo. Lo riappoggiamo sotto. Poi prendiamo delle altre olive, ce le mettiamo sempre qua e là. Stessa cosa con i capperi. Poi prendiamo i pomodori e li spargiamo sempre dappertutto. Ne mettiamo anche uno dentro la bocca del rombo. Mi raccomando, dappertutto ragazzi. Poi procediamo con le patate. Le patate dobbiamo coprire ogni buco possibile di questa teglia. Ora aggiungiamo i restanti ingredienti partendo dalle ultime olive, i nostri ultimi pomodorini, sempre qua e là dappertutto, in modo il più possibile uniforme. Poi procediamo con ancora un pochino di sale sulle patate. Perfetto. Ne mettiamo anche un pochino sopra il rombo, poi mettiamo un po' di pepe dappertutto, anche sopra il rombo. Mettiamo i restanti pezzetti di aglio qua e là. Poi procediamo con l'aggiungere il rosmarino. Se è troppo grande dobbiamo spaccarlo in pezzettini. Soprattutto sopra il rombo in modo che si insaporisce per bene. Ok, poi prendiamo il prezzemolo, lo tagliamo molto velocemente.
Poi lo prendiamo e lo cospargiamo ovunque. Infine procediamo con l'aggiunta del vino, molto delicatamente, senza spandere, ovviamente dappertutto. Poco alla volta, mi raccomando, ragazzi. Infine mettiamo un goccino d'olio sopra. E voilà! Infine prendiamo un po' di alluminio e copriamo tutta la teglia in modo che tutti i sapori e i profumi rimangano sprigionati dentro. Fatto ciò, cuoceremo tutto a forno ventilato, 180 gradi per 35-40 minuti, ossia fino a che non vedremo che le patate saranno belle dorate. Ed ecco qui, dopo 40 minuti, come è venuto il nostro delizioso rombo. Ma guardate come è venuto bene il nostro rombo, ragazzi! Bene ragazzi, ora siamo arrivati al mio momento preferito, sia l'assaggio. E adesso ci gustiamo questa meraviglia di un rombo al forno. Mamma mia che roba, ragazzi. È veramente stupendo. Le patate sono perfette, croccanti, cotte al punto giusto e insaporite con i succhi e il vino. Poi sono proprio strepitosi anche i pomodori, che in cottura hanno rilasciato tutti i loro zuccheri e sono diventati veramente delle deliziose palline dolci. Poi infine c'è il nostro protagonista, il nostro boss, il rombo. Veramente stupendo. Cotto alla perfezione e saporito al punto giusto. Insomma ragazzi, veramente un piatto stupendo, assolutamente da provare! Ok ragazzi, il nostro video finisce qui e non mi rimane altro che dirvi. Se il video vi è piaciuto, iscrivetevi al nostro canale, mettete tanti like e tanti commenti come speriamo che sia, e noi auguriamo a tutti una splendida giornata. Ciao ragazzi e mi raccomando, attivate la campanella!